La prima cosa che voglio fare è creare un blocco di ghiaccio perché devo effettuare un test. Seguite questo esperimento prima di arrivare al condizionatore di umidificatore, perché secondo me ne vale la pena. Allora, io non me lo sono mai chiesto, ma si congelerà tutta sta acqua? Io non lo so, proviamo. Allora, ce l'ho fatta, piano piano. Un pochettino, cioè, dovevo inclinare, mi cadeva tutta l'acqua dentro. Vabbè, ci vediamo domani. Ragazzi, c'è il fuoco, sto sudando, ci saranno almeno 36 gradi. Infatti adesso voglio fare il test se consuma di più il condizionatore o il deumidificatore. Chi lo sa, è sempre un dilemma. Farò inoltre un test perché ho creato un blocco di ghiaccio e vorrei attraverso il ventilatore che spara sul ghiaccio vedere se funziona, perché dicono che utilizzando un blocco di ghiaccio funziona, ma io ne dubito, però andiamo a fare il test. E intanto ho fatto il mio blocco di ghiaccio. Un bel bloccone di ghiaccio, direi. Allora, adesso che siamo in casa, volevo farvi vedere subito quant'è la temperatura qui. Qui abbiamo 29 gradi e 4. Devo dire che sono parecchi. Infatti bisogna tenere sempre chiuso di giorno. È vero che dice uno non c'è aria, ma in realtà l'aria di fuori bollente entra in casa e saranno anche 36 gradi dentro, invece così risparmiamo un po' di gradi. Però adesso, visto che sto morendo di caldo e non ho acceso il condizionatore per farvi vedere il test, facciamolo subito. Preparo il ventilatore e il mio ghiaccio che l'ho messo qua. Allora, ho fatto una cosa del genere, ho messo ghiaccio, blocco di ghiaccio e ventilatore. Adesso accenderò, farò passare una mezz'oretta e vediamo se fra mezz'ora, anche solo, io vorrei vedere anche solo 29, che questi 0,4 se ne vadano, un mezzo grado che se ne va. Qua vicino potrebbe essere, non è che dico, ah sì, rinfresca col ghiaccio, però potrebbe essere, perché siamo qua vicini, in casa ovviamente no. Allora, ho fatto così, l'ho messo qua vicino al tavolo, dove c'è il tavolo, blocco di ghiaccio, ventilatore e praticamente qua è il termometro, ok? 29,4. Adesso vado ad accendere e aspettiamo mezz'ora. Infatti, che ore sono? Sono le 4 meno 10. Facciamo 4 e un quarto, vediamo come siamo. Andiamo ad accendere. Ok, direzioniamolo bene. No, 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 che gira, aspetta. Non girare. Veramente, lo sto facendo per voi, ma sto sudando tantissimo. E volevo farvi vedere in che situazione siamo, perché qua il ghiaccio si è scongelato e sono le esattamente 4:20. È passata mezz'ora. Vi devo dire una cosa. Nonostante sia lontano, guardate qui, 29,4, è sceso di 2,02 gradi. Quindi, allora, mettiamo il caso che facciamo un blocco gigante, un bel blocco, e lo posizioniamo davanti al ventilatore, probabilmente un grado mezzo ve lo fa. Quindi, allora non dico che funziona, ma potrebbe funzionare con un bel blocco gigante. Adesso facciamo la prova che state tutti aspettando, quello lì, perché questo qua praticamente ha la funzione, vi lascio il link in descrizione di quello, perché l'ho pagato poco in realtà. Ha la funzione deumidificatore, ventilatore, condizionatore e anche pompa di calore in inverno, quindi ha molte funzioni. Io vi faccio vedere adesso i consumi, perché tutti dicono consuma più il condizionatore o il deumidificatore. Io, utilizzando la centrale elettrica, quella collegata ai pannelli solari, vi lascio i link in descrizione anche qua sopra dei vari video che ho fatto con pannelli e centrale elettrica.
che è collegato al condizionatore, quindi energia free, praticamente il condizionatore è gratis. Lì possiamo vedere se lì possiamo vedere tutti i dati e anche i consumi, quindi facciamolo subito. Ho cambiato camera perché qui questa qui mi ha abbandonato, quindi siamo così. Quindi prendo il telecomando, questo è un Argo, mettiamo modalità, vi faccio vedere qua, cool, facciamo così, cool, con il ventilatore al massimo, con l'aria al massimo, accendiamo, 25 gradi, adesso aspettiamo che va in regime e poi vediamo. Ah, ovviamente qui è tutt'altra storia, 29 gradi andranno giù subito, praticamente subito, quindi secondo me l'opzione split a casa è la cosa più ovvia per affrontare sti caldi estremi. Io sto sudando solo per fare il video a voi, perché sennò io a quest'ora avevo il condizionatore a manetta. Allora, sta andando in coppia, andiamo giù alla centrale elettrica che è collegata e vediamo. Allora, vi faccio vedere, è in rapido aumento, guardate qui. Allora, questa è la centrale elettrica, che la potete trovare in descrizione, che vi lascio il link se la volete acquistare. Allora, 1200 watt sta praticamente prendendo dalla batteria interna, 1223 sta ancora salendo perché sta andando proprio in pieno regime. Allora, adesso siamo in pieno regime, 1200 watt, abbiamo detto 1200 watt. Io adesso cambierò praticamente su deumidificatore, vediamo qual è il consumo, perché questo non si può dire di no, il condizionatore è uguale al deumidificatore, bla bla bla, no, perché se noi andiamo adesso a cambiare su dry, mettiamo sempre 25, ok, va sempre con la massima ventilazione, lì facciamo, andiamo giù così. Adesso andiamo a vedere quanto consuma il deumidificatore. Allora, sto praticamente aspettando che si stabilizzi perché siamo a 700 watt, quindi 740 watt, si sta leggermente alzando, però comunque non supererà i 900 o gli 800, rimarrà più o meno a questi livelli, quindi 700 watt contro 1200 sono una bellezza di mezzo kilowatt, 500 watt in meno, direi che vale la pena tenere il deumidificatore, no? Che voi che dite? Allora, facciamo così, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se volete un altro tipo di test per vedere se effettivamente è come dico io, oppure avete qualche suggerimento voi. Quindi guardate, vi faccio vedere un'altra cosa adesso che stavo chiudendo, è sceso a 500, probabilmente si è assestato, è sceso a 500, quindi diciamo che 700-600 watt in meno fanno la differenza se lo teniamo a lungo, quindi mi raccomando, vedete voi. Andate a vedere anche i contenuti dei vari video che ho fatto della centrale elettrica che è collegata ai pannelli solari, così da poterlo avere anche voi se volete. È tutto qui sotto nei commenti, in descrizione, e vi lascio anche i link per poterli acquistare se vi interessa, ok? Adesso vado su perché mi devo assolutamente rinfrescare, sto sudando, no, ragazzi, è una cosa che... Buona estate a tutti e buone vacanze.